Grazie, signor commissario. Grazie. Buongiorno. Mi dispiace per l'incidente increscioso, ma a me che me frega. Mi avete ritrovato la macchina. E questo chi è? Perché è tratto così? Mi scusi, mi è scappato. Si tratta del proprietario dell'argenta usata dai terroristi. Li ha ritrovata? Sì. Finalmente un minimo di efficienza. A dire la verità, signor commissario, mi sono ritrovato da solo, eh? Permette? Mario Miglio, proprietario dell'argenta, te stai ritrovata come da telegiornali. Grazie, signor commissario. Grazie, Dante, grazie. Chi chiede? Ti ha zitto. Sì, qua. Volentieri. Qua. Sì, 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 mi siedo. Ammazza che culo che ci ho avuto, signor commissario. E poi dicono che voi della polizia non ritrovate mai niente, eh? Verbalizzi, verbalizzi tutto. Sì, sì, verbalizza. Scrivi, scrivi. Che cosa dicono di noi? Ammazza che faccia che c'ho. Somiglia a mio cugino, sa? E una che ha scannato sua madre? Vagamente. Cosa stava dicendo? Che cosa dicono di noi? No, niente, dicevo che lo denuncia a fare il furto alla polizia, poveracci. Con tutto quello che c'hanno da fare, hanno più ai ladri, gli stupratori, gli assassini, mo vanno a ritrovare proprio la macchina mia. Signor Miglio, stia attento a sì. quello che dice, altrimenti sarò costretto ad incriminarla per oltraggio. Perché, signor commissario? Io non volevo offendere. Dicevo così, sulla contentezza, sa? Quando gli è stata rubata la macchina? L'ora e il luogo presunto. Come luogo presunto? A Piazza Carso, alle 7 del mattino precise, signor commissario. Signor Miglio. Che? Lei quando ha avuto notizia del ritrovamento della macchina? A casa mia, in televisione. E lei dove abita? In via Canepa 20. Stia comodo. Grazie. Longobardi. Che mi hanno dato via la macchina, commissario? Eh? Buh, ma tu guarda questi, mi lasciano solo, se ne vanno, ma dove vanno? State dietro, via, via, forza, via! Che è quella di Mario. Ah, dai. Signora Emilia? Sì. Polizia, permette? Facci pure. Si accomodi, prego. Dove, là? Lì, prego. Grazie. Beh, devo ancora aprire bocca e lei già si dispera così, signora. Non è il caso di drammatizzare. Vabbè, vorrei vedere lei morire così disperata. Disperata? Ma lei gli ha detto, polizia? Ma che è successo? Una disgrazia? No, signora, siamo qui per il furto dell'auto di suo marito. Ma che gli hanno rubato la 500? No, l'argenta. E che? Un'argenta metallizzata, del valore commerciale di circa 15 milioni. 15 milioni? Allora non può essere quella di mio marito, no? Allora lei non sapeva niente di questa argenta metallizzata, no? Beh, è un po' strano, non trova? Oddio, e questo mi si è mangiato tutti i risparmi da casa. Adesso capisco perché faceva tanto tardi la notte e rientrava sempre così nervoso. Quello andava a mignotte. Commissario, lo sa che mi diceva per far comodo suo? Che faceva parte di un gruppo politico che avrebbe cambiato l'Italia da così a così. Ben tornato, signor commissario. Signor Miglio, lei è in una situazione molto delicata. Lei non ha denunciato il furto della sua macchina.
Motivo per cui per noi questo furto è inesistente. Come sarebbe, signor commissario? Nel bagagliaio è stata trovata la mitraglietta Scorpion che è servita per l'attentato. La mitraglietta? Che mitraglietta? Non mi interrompa! Ah, bravo, metti qui, grazie. Ecco l'acqua, signor commissario. Bravo. Nell'auto era installata un'autoradio in dotazione esclusiva delle forze di polizia. Beh, altro reato. Poi le spiego. Sul parabrezza era esposto un contrassegno che non le competeva. Come mai? Beh, quello sa com'è, signor commissario. No, non so com'è. Per entrare al centro storico, per parcheggiare meglio, come si usa da noi, insomma. Infine sua moglie ha dichiarato che lei appartiene ad un gruppo eversivo e segreto. Ah, beh, vede, signor commissario, per il fatto che io non ho denunciato il furto dell'auto, vabbè, ci ho torto. Ma non l'ho fatto per voi, l'ho fatto per non essere fregato dall'assicurazione, lei mi capisce. E poi, la mitraglietta, scusi, ma di che mitraglietta parlate? Io non... E poi, associazione sovversiva, ma quale, signor commissario? Mi meraviglio di lei. Quella è una scusa per mia moglie, no? Lei sa che rottura di coglioni sono le mogli. Probabilmente pure la sua. Sono vedovo. È meglio, no? Che fa fuma! No, signor commissario. La metto in tasca, va bene? Mi scusi. Signor commissario, guardi. Io non ci sto a capire niente. La mitraglietta, io non ho fatto niente. Io sono innocente, io gli ho detto la verità, glielo giuro, signor commissario. Lei è un bugiardo, signor Miglio. Ho saputo da sua moglie che lei ha lasciato casa. Ergo, lei la notizia non l'ha sentita in televisione come aveva affermato. Ergo no, signor commissario. Sì. Va bene. Sì. Lo sistemo subito. Fatelo firmare e trasferitelo in cella di sicurezza. Ma quale cella di sicurezza? Io non ho fatto niente. Quando mi ridanno la macchina? Leggi e firma. E se non firmo, Longobà? Io scrivo che non hai voluto firmare, ma sarebbe peggio per te. Allora firmo. Certo. Che mi frega? Ecco. Ma ridaranno la macchina, Longobà? A Longobà. Pronto? Sì, Longobardi. C'è da portare in sicurezza il fermato. Va bene. Subito, sì. A Longobà, guarda che io non c'entro niente, sono innocente. Il commissario ha detto un sacco di fregnacce. Se sei innocente, non devi avere paura. Sara, dite sempre così, ma io ho visto la storia di quei due in televisione, Sacca e Vanzetti. Erano innocenti e sono stati condannati alla sedia elettrica. Ma guarda che in Italia non c'è mica la sedia elettrica. Ah, già, è vero. È perché con tutti i blackout che ci abbiamo, se la avierebbero nel culo. No.